Raccontare la Domenica delle Palme è sempre un'impresa. Ecco, dopo 2 anni dalla pandemia, ecco, abbiamo nuovamente riproposto a tutta la cittadinanza, ma anche a tutti coloro che convergono nella zona dei paesi del Golfo di Castellammare, la famosa processione dei misteri, che è nata proprio, ecco, da uno scrittore palermitano che abitava a Carine, Luigi Sarmiento, un farmacista, nel lontano 1741, come rappresentazione sacra per la festa dell'invenzione della Santa Croce il 3 di maggio. È uno snodarsi dei vari personaggi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sono circa 85 i quadri e che coinvolgono più di 500 persone tra i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti e con gli anziani. E vogliono mettere proprio in evidenza tutta la storia della salvezza, come Dio si serve, ecco, di tutta l'umanità per il suo fine di bene, ecco, per portarci tutti sulla strada della vita e del bene e in questa lotta contro lo spirito del male. Ecco, è stata una grande impresa, ma certamente, ecco, io credo che quanti hanno potuto seguire, ecco, sia di presenza che anche attraverso i mezzi di comunicazione, certamente conservano nel loro cuore, ecco, qualche immagine che servirà a vivere intensamente il messaggio della Settimana Santa. Ecco, lasciarci illuminare, confortare, sostenere, incoraggiare dal Maestro Gesù, che non muore soltanto, ma che vince la morte e quindi ci dà questa certezza che la nostra vita ha un altro senso dopo la morte, che è la risurrezione. Qual è il suo messaggio alla città? Ecco, il messaggio è che mentre noi continuiamo a pregare fortemente perché cessi questa pandemia e che termine con la guerra nell'Ucraina, ecco, dove tante distruzioni, violenze e morte ci fanno molto riflettere giorno dopo giorno, ecco, chiediamo proprio che la Santa Pasqua possa, ecco, illuminare tutti gli uomini, i governanti del mondo, che l'unica via per il bene è la via della pace, la via della fraternanza e soprattutto della solidarietà e della condivisione. Finalmente, dopo 2 anni di pandemia, abbiamo organizzato di nuovo questa manifestazione e il merito è alla Proloco, il merito è un finanziamento da parte dell'Assemblea regionale siciliana per il tramite dell'onorevole Edita Maio. E speriamo di inserire questa manifestazione nel un circuito almeno regionale in questo momento, ma anche nazionale, penserei, con un maggiore apporto finanziario. Oggi mi hanno riferito che gli alberghi erano sold out, i ristoranti pieni, doppi turni, tutti i B&B occupati per i weekend, sono stati accreditati oltre 30 giornalisti e fotografi, specialmente fotografi. E niente, sempre commovente, già c'è stato il primo tragitto con la prima caduta e devo solo dire grazie alla Proloco, ai tanti volontari, alla protezione civile, ai vigili urbani, alle forze dell'ordine che sono prodigate per questa manifestazione. E speriamo di ripeterci sempre al meglio nei prossimi anni.